Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video su Angela Bio Beauty Relax ASMR. Oggi vedremo come poter eliminare le doppie punte dai capelli lunghi senza doverli accorciare. Sembra veramente un'utopia, però è possibile farlo togliendole una per una. Vediamo come. Io metto in atto il metodo del Search and Destroy una volta al mese per togliere via tutte le punte che si rovinano, che si spezzano, che diventano doppie, triple, quadruple, eccetera, eccetera. Search and Destroy letteralmente vuol dire cerca e distruggi, consiste nel cercare le doppie punte una per una dai capelli ed eliminarle con le forbici. Detto così sembra qualcosa di veramente molto molto laborioso. Ma effettivamente vi sono delle tecniche per poter effettuare il search and destroy senza dover impazzire, dato che i capelli che abbiamo in testa sono veramente tantissimi, anche chi pensa di averne pochi, vi assicuro che ne troverà tanti quando li andrà a guardare uno per uno. Prelevo una ciocca dalla mia capigliatura e la attorciglio su se stessa e vado a tagliare tutte le punte doppie, quadruple o rovinate che escono fuori dalla ciocca. Poi vi è un altro metodo, quello di intrecciare i capelli, fare diverse trecce se avete tanti capelli o una treccia soltanto se ne avete pochi e togliere via con le forbici tutti i capelli che fuoriescono e sono doppi, tripli, quadrupli, eccetera, eccetera. Però la tecnica più efficace in assoluto di Search and Destroy è quella di prelevare una piccolissima ciocca e posizionare le dita della vostra mano in questa maniera. Farle scorrere verso il basso e noterete che tra l'indice e il medio, in pratica la ciocca si solleverà e tutti i capelli rovinati usciranno fuori. In questo modo li individuerete molto facilmente e li taglierete via. Ciocca per ciocca le agganciate con una molletta alla sommità della testa per evitare che si confondano con le altre ciocche. In questo modo procederete in maniera molto ordinata e precisa. Richiede almeno un'oretta se avete tanti capelli come i miei, però ne vale veramente la pena perché vi eviterà di accorciare i capelli ogni qualvolta che si presenteranno le doppie punte. Tra l'altro, capita spesso alle portatrici di capelli lunghi come me che le doppie punte e i capelli rovinati si presentino non soltanto nella parte finale della capigliatura, ma anche sulle lunghezze, quindi dovreste raparvi a zero per togliere via tutta la parte rovinata. Invece con questo metodo potete eliminarle uno a uno senza appunto dover accorciare i capelli. E poi consiglio almeno una volta l'anno, dipende dai vostri capelli, da come si presentano, basta osservarli, di tagliar via le punte in maniera netta, in maniera tale da togliere via la parte che tende ad assottigliarsi verso la fine. Questo succede perché i capelli si spezzano, anche perché avete applicato il metodo del Search and Destroy per molto tempo su tanti capelli. Grazie per aver guardato questo video. Ti invito a scrivermi nei commenti se anche tu utilizzi il metodo del Search and Destroy, se lo conoscevi, e se conosci altre metodiche di applicazione del Search and Destroy. Ci vediamo alla prossima su Angela Bio Beauty Relax ASMR. Ciao!